Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Biletto. Cosa fare se la scheda dura troppo? Magari il vostro trainer o magari avete preso anche qualche mio manuale e notate che la scheda dura troppo. Allora oggi voglio proprio darvi alcuni consigli per far sì che la scheda possa rimanere efficace e voi possiate andare a fare dei piccoli accorgimenti per andare ad adattare meglio la durata della scheda d'allenamento alle vostre caratteristiche. Fermo restando che se avete proprio poco tempo, il mio consiglio è fare 15 workout o 35 workout. No, a parte gli scherzi, quello che c'è da fare secondo me è questo. In prima battuta, questa è la strategia più semplice. Io non andrei ad alterare la struttura, la geometria della vostra scheda, manterrei tutta la scheda, tutti gli esercizi, ma andrei a ridurre di una serie tutto l'allenamento, una o due serie. In questo modo, considerando che ci sono magari nella vostra scheda di allenamento 7, 8, 9 esercizi, andando a togliere una serie andrete già a diminuire la durata di almeno 10-15 minuti. Se notate che questo non basta perché vi hanno fatto una scheda chilometrica lunga 2 ore, provate a togliere due serie. Allora anche questo può essere un utile accorgimento, così in questo modo è veramente semplicissimo. Mantenete tutti gli esercizi, tutte le ripetizioni, andate a ridurre il numero di serie e vi accorgerete che la scheda da 1 ora e mezza arriverà a 1 ora e un quarto, a 1 ora, e sarà più adatta alle vostre caratteristiche. È normale che in questo modo la scheda dura di meno, sarà leggermente meno voluminosa sicuramente, ma in questo caso riuscirete a tirare carichi un po' più alti. Quindi anziché tenere una scheda più voluminosa, giocherete sull'intensità che la alzerete leggermente. Quindi la scheda anche in questo modo va benissimo, ok? Porterà i suoi risultati. Un'altra strategia, allora, questa strategia qua va bene sia per le schede gestite secondo me in full body che in split routine, ossia divise per gruppi muscolari. La scheda divisa a gruppi muscolari potrebbe tornare utile anche andarla a scomporre. Magari è stata fatta su 3 giorni settimanali più lunghi. Voi però dite: io posso allenarmi magari una seduta in più. Allora potreste andare a prendere parte di quella scheda e portare dei gruppi muscolari nella seduta in più. Mi spiego. Esempio, la seduta, che ne so, del lunedì avete messo petto, spalle e tricipiti, potete andare a, che ne so, prendere i tricipiti e portarla nella quarta seduta, andate a prendere anche i bicipiti e la portate all'interno di questa quarta seduta. Questo è un esempio, ma in base dovete vedere un po' come è stata organizzata, strutturata la vostra scheda, e questa è un'ottima strategia per andare a diminuire la durata della scheda. Oppure gli addominali, anziché farli all'interno della seduta, che la seduta è un po' troppo lunga, decidete di farli in una quarta seduta. Anche questo modo va bene, andare a scomporre la scheda in questa modalità. È un po' più difficile perché dovrete andare voi a capire quali esercizi portare, quali gruppi portare nella parte, nella quarta seduta, quarta o quinta seduta, se volete ridurla un po' di più. Io tendenzialmente preferisco la prima strategia per andare a ridurre la durata di una scheda d'allenamento. Ecco, chi ad esempio fa anche le mie schede d'allenamento, può succedere che le programmazioni annuali siano più voluminose, quindi questo può essere una strategia giusta. Quando trovate le metodiche a tempo, potete andare a ridurre le metodiche a tempo, che ne so, di un terzo del tempo. Quindi se erano 15 minuti, portate il 15 minuti, che ne so, di lavoro in ELT a 10 minuti. Va benissimo. Questo è un ottimo modo per mantenere la validità di come la scheda è stata strutturata, della metodica utilizzata, ma in maniera semplice ridurre la durata della scheda. Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete altre domande, mettetele pure qua sotto nei commenti e ci si vede in un prossimo video del mio canale. Mi raccomando, spolliciate e iscrivetevi. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertobiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!